Tra i movimenti artistici fioriti in Italia dopo il secondo dopoguerra, siamo nel Novecento evidentemente, quello dell'arte povera è uno dei più interessanti e forse più attuali. L'arte povera nasce a metà anni 60 e trova un suo punto di riferimento nella figura del critico Germano Celant, al quale si deve tra l'altro la denominazione del movimento stesso. Gli artisti che aderiscono a questo movimento hanno in comune il desiderio di un ritorno ad una condizione di equilibrio con l'armonia, con il mondo, condividono un senso di ribellione nei confronti del sistema consumistico, della cultura di massa e quindi l'esaltazione, diciamo così, dell'essere rispetto all'avere. E infatti l'arte povera, che raccoglie in realtà linguaggi anche molto diversi, pone al centro della propria riflessione il valore della materia con un ritorno alla semplicità di pratiche che possiamo definire proto-industriali o, se preferite, addirittura artigianali. A questo l'arte povera affianca anche la riflessione sulla esistenza dell'individuo, sul valore dell'esperienza di vita e quindi anche sull'importanza che hanno le energie primarie, quindi il nostro rapporto con l'universo, quindi la nostra dimensione di esseri che vivono in un sistema naturale che ha le sue regole, regole che sono sovrumane, che sono al di sopra degli uomini e che vengono prima degli uomini. Per comprendere almeno in parte la ricchezza e la profondità del contributo dell'arte povera, esaminiamo un'opera, diciamo, molto celebre, molto conosciuta, un'opera identitaria, forse possiamo dire, di questo movimento, che è la cosiddetta Venere degli Stracci. È un'opera realizzata da Michelangelo Pistoletto nel 1967. Un'opera molto famosa che è stata esposta in tante occasioni, in tante mostre, in tante esposizioni, quindi davvero è diventata iconica, no? Rispetto all'arte del Novecento ed in particolare molto rappresentativa dell'arte povera. Allora, osserviamola bene questa immagine. Intanto c'è un elemento compositivo ed estetico molto interessante, che è determinato dall'accostamento della riproduzione di una scultura neoclassica, un'opera di Thorvaldsen, una Venere, chiaramente simbolo della bellezza e della tradizione, del prestigio anche, no, dell'arte classica, e accanto a questa scultura noi vediamo che cosa? Un cumulo di indumenti molto colorati che formano tutti insieme una sorta di massa corposa, morbida, che anche materialmente è contrapposta alla levigatezza della scultura. Quindi l'opera, diciamo, dialoga con noi attraverso il tema della contrapposizione, quindi la levigatezza della statua, la sua morbidezza, la bellezza sensuale della figura femminile, dall'altra invece questa massa informe di stracci, per l'appunto, di indumenti usati che vengono appunto gettati via e che non sono più utilizzati, quindi equivalgono anche ad un messaggio di spreco, di eccesso, no? Perché appunto non più finalizzati ad un uso pratico. È anche importante, ai fini di questo ragionamento, ricordare che Pistoletto aveva alle sue spalle anche un avvicinamento al movimento della pop art, cioè Pistoletto ha ragionato sulla pop art e si è confrontato sul tema della cultura di massa e della cultura dei consumi. Quindi il fatto che la sua Venere degli Stracci sia anche un po' una denuncia della cultura di massa va in continuità con questa riflessione, questa esplorazione dei temi della pop art. La sua in fondo è una riflessione sull'oggetto consumato, sull'oggetto riprodotto, manipolato, che si può quindi interpretare anche alla luce del ragionamento e dei rischi, delle falle, diciamo così, della società del benessere.
proprio Pistoletto ci aiuta a comprendere il senso di questa sua Venere degli stracci. Una volta ha dichiarato in una sua intervista che questa installazione raffigura il consumismo consumato e in un intervento molto insomma recente lo stesso Pistoletto ha affermato che questa Venere è anche una sorta di denuncia del degrado che domina e che minaccia il nostro mondo. La scultura è un po' una rappresentazione della bellezza che osserva lo stato di rovina in cui si trova il nostro pianeta, la nostra società, la nostra dimensione. Questa Venere guarda, diciamo, un po' con un senso di disperazione l'abbandono, lo spreco di una società che cerca soltanto il possesso, che non apprezza più e non riconosce la dimensione del bello. Al tempo stesso, Pistoletto ci ricorda che l'arte possiede però un potere di rigenerazione. Quindi in tutto questo c'è un elemento di ottimismo, non lo dobbiamo sottovalutare, perché l'arte ha un suo potere rigenerativo, ha un potere di rifondazione, di ritorno alla vita, di ritorno alla speranza, di ritorno ai valori, di ritorno alla purezza del vivere. E quindi l'arte ha soprattutto questa sua funzione, cioè quella di monito e di denuncia, ma anche di individuazione di una via di recupero, di una via di salvezza. Insomma, la speranza non è morta, la speranza c'è. Sta a noi riconoscere questa via ascoltando la voce dell'arte. In generale, a tutti questi ragionamenti, a questi temi, si associano poi le riflessioni e le proposte di altri artisti del movimento Arte Povera. Ve ne cito alcuni, per esempio Pino Pascali, che molto spesso fa riferimento alle immagini della natura. Sono famose le sue balene, le sue vasche che evocano il mare. Sono famosi gli oggetti quotidiani che lui paragona per somiglianze, per analogie alle creature viventi. Un altro artista che è opportuno ricordare è Mario Merz, che si specializza in un genere in particolare, sceglie una sua forma iconica, che è quella dell'igloo. I suoi sono degli spazi, queste tane, queste abitazioni di emergenza, sono degli spazi di incontro tra l'individuo e la comunità, tra la dimensione interna ed esterna, che poi significa dimensione privata e dimensione pubblica. In fondo l'igloo è una sorta di riparo assoluto e semplice, elementare, che viene ricavato dall'uomo che cerca asilo in una natura, in una dimensione ostile, ma che è anche contesto accogliente nella natura stessa e che quindi si trasforma in una casa. Quindi è anche la natura che diventa casa, che diventa nido, che diventa luogo di riparo. Gli igloo di Merz sono composti di tanti materiali diversi, hanno forme diverse che possono essere trasparenti, possono accogliere simboli, lettere, numeri, possono alludere alle leggi dell'universo, alla ricerca di un rapporto con l'assoluto. Proprio Merz nel 1985 ha spiegato la scelta di questa forma dell'igloo, che definisce egli stesso come una forma archetipica. Lui dice che l'igloo è un ventre. Io ho bisogno che dal ventre nascano le cose. E probabilmente nel mio lavoro precedente all'igloo, il senso del ventre, cioè il senso del tutto, è dentro e tutto può uscire. È una delle cose che hanno fatto sì che io potessi divenire un artista.